53 milioni di euro il costo globale, 70 le persone impiegate giornalmente. È stato inaugurato il collegamento tra l'aeroporto di Genova e la Val Chiaravagna. Si tratta di un'opera accessoria ai lavori del terzo valico realizzata dal consorzio COCIV. L'opera rivoluziona il traffico a Sestri Ponente, eliminando il transito dei mezzi pesanti. Quando ho fatto il programma del presidente del municipio nel lontano 2002, nel programma c'era lavorare per realizzare quest'opera. È stata anche la prima azione che ho fatto come vice sindaco, consegnare a COCIV le aree di proprietà comunale su cui realizzare l'inizio del cantiere. È importante per la città, non solo per i sestresi, è una città del lavoro e quindi muove tanti camion. Ieri lo faceva in mezzo alla città, in mezzo al centro abitato, addirittura nel 2 dicembre del 2015 un giovane studente di una scuola sestrese ha perso la vita per la compresenza tra giovani studenti che vanno a scuola o tornano da scuola e questo traffico di mezzi pesanti. Da tanto tempo l'abbiamo chiesto, finalmente abbiamo ottenuto il risultato di poter trasferire il traffico fuori dall'abitato. Ciò significa che Genova resta città del lavoro, ma il fatto, quello che si porta dietro la presenza di attività produttive non incide sulla qualità della vita dei sestresi. Dato che questa opera consente di buttare giù il ponte di Via Giotto, quindi di fare le opere per il risanamento idraulico, allora ci sarà il percorso anche legato alle viabilità invertite in Via Giotto e tutto quanto. Ma sarà da parte della mobilità, dell'assessore Dagnino, fatta un'assemblea pubblica per spiegare meglio agli abitanti quali sono le novità temporanee per il periodo di lavoro. Via Manara invece quando verrà inaugurata? Via Manara apre in occasione per una corsia e quando Telecom ci darà la possibilità di terminare i lavori sarà aperta completamente. L'apertura di queste due gallerie dà una mobilità alternativa, una viabilità alternativa che prima non esisteva. Oggi vengono aperte, la prima galleria, quella sotto Erzelli, sarà ancora chiusa per qualche settimana di notte perché devono terminare alcuni interventi. Vediamo adesso come si assesta il traffico e tra una settimana, 10 giorni, faremo il provvedimento di interdizione, di passaggio del traffico pesante, cioè dei veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, da via Borzoli sostanzialmente. Questo vale, è un dato molto importante per Sestri, perché via Borzoli viene presa da via Giotto a Sestri, ma anche per la parte che va verso Fegino, dove ci sono tornanti. Il traffico pesante perciò dovrà fare le gallerie, arrivare alla rotonda di Borzoli o arrivare a questa uscita e da lì naturalmente andare alle attività produttive. Questo provvedimento cerchiamo di farlo contemporaneamente ai provvedimenti di cantiere rispetto alla chiusura di via Giotto. Naturalmente la cosa è complessa, partono i lavori di rifacimento del ponte di via Giotto verrà chiusa e ci sarà anche un cambiamento di mobilità, verrà riaperta una corsia di via Manara, fortunatamente, perché così potremo far passare soprattutto l'autobus da Levante a Ponente, e cerchiamo di fare contemporaneamente questi interventi.